Disagiati! Seconda puntata di Temptation Island 2024. Vi ringraziamo tantissimo per aver spinto i nostri vini in tendenza, raga, per ben due volte. Continuate, e come si suol dire, non c'è due senza tre. Bravo. Quindi like, iscrizione al canale se commento. Non siete. Devo accogliere tante nuove persone che sono arrivate in questo canale. Benvenuti. Quindi sappiate che facciamo video tutto l'anno. Mi raccomando. E abbiamo anche più di un canale. Esatto. Più di un canale. Hamet Vlog, dove facciamo tutti i nostri vlog. Hamet Extra, dove mettiamo tutte le cose che non riguardano le reaction, i vlog. Poi c'è anche Hamet Se, dove pubblichiamo video un esatto. po' di lifestyle a casa. Tra l'altro, siamo a prossimità di due viaggi di gruppo. Il primo in Canada a fine settembre, inizio ottobre. Il secondo in Giappone. Per i miei 40 anni, il primo novembre si parte, si ritorna il 14 novembre, siamo due settimane in Giappone, se e volete venire con noi. Potete venire insieme a noi. Mi raccomando. Ultimi posti disponibili, ci link in descrizione. Vediamo blu. That's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. Viaggio nei sentimenti. I love the way Madonna. Aspetta! Benvenuti alla seconda puntata. Madonna, in versione gelataio, guarda che bello. È a Wimbledon, Filippo. Che è vestito come il paese di Ostuni, è tutto bianco. Io la amo, mi manca, io ogni giorno ci penso, ci piango. No, oggi soffro. No, poverino, lui ci soffre davvero. Scoperte. Scoperte, nuovi inizi. No, copritele. Tutto questo è un vero viaggio nei sentimenti. Tutto questo. Temptation Island. Vai, goditela, è ora. È il tuo momento, guardalo. Ha fatto pure volare Stefano. Bello, bello, una bella scena però, eh. Madonna come l'ha sentita. Temptation Island. Ma che bello! Basta! Se Lino accetterà il falò di confronto anticipato richiesto per la seconda volta dalla sua fidanzata. Ma c'è il falò adesso, no? Alessia rientra nel villaggio delle fidanzate. Ci siamo. Shh. Ora deve aspettare Lino se dirà sì o no. Intanto sul tronco c'è Lino. Perché come uomo quel ragazzo non ha niente. Niente. Lei è la bestie numero uno. È scema, è mutato. È mutato. Ma geneticamente. E cos'è un X-Men? È mutato. Lino Xavier. Non ha sensibilità, è mostro, è viscido. È mostro. È mostro. Non ha sensibilità. Che problemi al sistema nervoso. No, prendo il telefono e trovo i like un coppa TikTok. All'improvviso prendo il telefono e trovo i messaggi un coppa Instagram. Un coppa TikTok. Social mania. All'improvviso prendo il telefono e vieni a sapere del tradimento. All'improvviso fa. Oh, ma t'ha posto. Ma sei scema te. Oh, brava! Brava! Brava Marti! Gli sbatte la verità! No, che cazzo! Io sono venuta qua dentro perché lui mi doveva dimostrare le cose. No? Beh, le sta dimostrando, scusa, a modo suo. Ma non faccio fufichetti in tuo programma, toglietelo dalla testa! Niente meno! Ma lei non vuole lasciarlo qui a divertirsi con la sua nuova fiamma? Dovrebbe farlo per noi. Cioè, io mi sveglio la mattina con il falò. Ma te lo giuro, tutte le sere già fanno falò. Ma le ride in faccia, le ride in faccia! A me a paragono con Nino D'Angelo, ma t'ha a posto. Ma t'ha a posto. Comunque, quanto ha chiamato la tentatrice Nino D'Angelo. Ma che meraviglia, ragazzi. Quanto sarebbe bello se per sei puntate lei chiama sempre il falò e lui non si presenta. Andiamo così fino alla fine. Ma sai che bello se si presenta con la canzone sotto di Nugin Zena Maglietta. Un caschetto biondo, per questo ho detto. Ah, si è pentita. Lei è precisa. Non voleva essere troppo cattiva. Tu sai che io non so. Poi ha fatto il segno del vomito. Non è che si è, hai recuperato tanto bene. E oggi sempre rispettato, pure quando non te lo meritavi. Ma veramente fa. Ma veramente fa. Effettivamente. Io t'aggio rispettato. Ha perfettamente ragione. Non aveva i prosciutti, tenevo proprio pezzi di mucco. Ma i pezzi di mucco. Aveva i pezzi di mucco negli occhi. I pezzi di mucco negli occhi. E poi ride. E Lino sta per scoprire che la sua fidanzata ha richiesto un secondo falò di confronto. Questa volta lo accetterà. Ha richiesto un falò di confronto anticipato. Ah, che facciamo? Ma questa m'ha scassato un cazzo. E io per la seconda volta rifiuto. Rifiuto. Allora, puoi dirgli quello che vuoi. Coerenza. No, ma lui va. Ma la coerenza di Lino strada, sì. Nei suoi confronti sono stato troppo che mi sono accantonato io.
o devo capire le mie cose? Lui si è accantonato troppo nella sua vita con lei. Quindi ora è il momento che lui si prenda il suo spazio. Certo. Per pensare a se stesso. Per pensare a se stesso. Ah, perché finora lui non l'ha fatto. Questo è quello che ci ha detto. Lui ha bisogno di riflettere. Me la voglio vivere. Voglio ancora proseguire il mio percorso. Deve capire, deve studiare. Niente meno. Adesso io andrò dalla tua fidanzata a dirle che hai rifiutato per la seconda volta. Mi dispiace per te che sto facendo andare avanti in giro. È preoccupato. Filippo deve continuare a fare tutte queste comprate scale. Delle Skechers a Filippo, per favore. Alessia, puoi venire? Certo. Ma di nuovo, ma che schifo. Volevo dirti che Lino non ha accettato per la seconda volta. Volevo lo sapevo. Solo dirti questo. Sì, sì, grazie. Filippo se ne va. Adesso... chiedo il farò. Ma lei ha detto lo farò ogni giorno. Chiedo il farò di confronto anticipato. Attenzione, a settembre Temptation Island raddoppia. Andiamo a settembre, partecipiamo? Raga, ma veramente, ma ci scriviamo su wittitv.it. Fatela, sta come invece è bellissimo. Questo è lo stato d'animo di Alessia. Quello di Lino, come sarà? Occhio. No, cazzo, sta soffrendo. Sto cacando. Fagli scherzi. Ah, no. Raga, e tu pensavi che stesse piangendo in un angolo? È tornato! È tornato lì! Raga, meraviglia! Ma questo sta da Dio là dentro! Cuori miei! Cuori miei! Ok, ok Filippo, rifiuto l'offerta e vado avanti. No. Tre giorni, due falò, che cazzo! Tre giorni, due falò. Raga, lui la prende pure per il culo, capito? Sì, davanti sì, a ma ha ragione. Però, raga, ma seriamente, ha anche un po' ragione lui. Lui vuole scoprire se stesso, vuole sì, capire... proprio scoprire sì, vuole lui. Lui vuole anche capire che cosa c'è ancora tra lui e Alessia. Fateli fare il suo percorso. Vuole anche un po' di fiducia, ricordiamolo. Di fiducia. E non mi sembra che chiamare due falò sia la cosa lui giusta per giocando, prendere un po' di fiducia. Lui sta giocando, si sta mettendo in gioco. Lo sta facendo anche con grande serietà, a mio parere. Lui vuole un po' di fiducia e vuole solamente scoprire. Esattamente. Lei è sempre scappata, capite, i nostri problemi. Però quando mi sono fermato ho detto, ma c'è qualcosa, perché sta così, perché ci stiamo comportando così? Secondo te perché? È una psicologa lei? Cosa? Non credo. Io penso che ti meriti una persona che ti apprezza per ciò che sei. Beh. Ma cosa deve apprezzare? Grazie Freud, corna? Grazie Jung. I continui like alle tipe sui social. Vabbè, un goppa TikTok. Un goppa TikTok, un goppa Instagram. Lei mal di ma cosa ha le cuffie lei? Ha un inicuane. Le so tutte! L'uomo gatto. Le stai capendo tu vivendomi così in pochi giorni. Nella prossima puntata di Temptation Island. Per iniziato. Si spostano per andare ad annusarsi con la copertina. È il momento della copertina. Ma questa dove cazzo è uscita? Dov'è il caschetto? Lino sembra essersi aperto anche ad altre conoscenze tra le ragazze single. Concentriamoci su un'altra coppia, Martina e Raul. Oddio. Ah, Martina e Raul. Aia. Riprendiamo. Dybala. Dai, Dybala, palese. Tocca proprio a Raul affrontare il suo primo falò. Ti anticipo che le immagini che vedrà lo metteranno davvero a dura prova. Aia. Io ce lo anticipo. Aia. Siamo per assistere a qualcosa di mai visto a Temptation Island. E la reazione di Raul. Fidanzati, benvenuti al primo falò. Benvenuti. Per la paura che lei pensa che chissà come sbotto, magari parte prevenuta e si arrabbia subito lei e mi dà contro. Ed è per questo che adesso Raul ci farà vedere che è cambiato. Sì, sì. Non è che chissà quanto mi infastidisco per cose folli. Gelosia, secondo me, normale. 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 Ricordiamoci questa frase. Normale. Gelosia perché normale. Perché c'è una gelosia normale. Possiamo tranquillamente andare a convivere. Raul. Ho un video per te. Mi sa tanto di sì. Ho un video per te. Io non mi aspetto nient'altro che lui che parte scavalca. Potrebbe anche essere. E sì. Che fai nella vita? C'ho un'azienda di intermediazione finanziaria. A Dubai. E ho un'azienda di case vacanze anche. Ma questo è sempre lo stesso con cui lei ha... Sì, di Carlo. Sì, sì. Posso? Posso? Ma di già. Attenzione. Di già. A dare dire. Ma stavamo parlando del lavoro. Aspetta. Cos'è questa? Un'esterna? Che fanno? No, non è un'esterna. Mangiano stanno mangiando così a un tavolino. Sì. Ah, è questa la... Domanda, tu giustamente, domanda. Uno chiede. Però tu non credo che conosci Roma, magari bene. Io sto a Roma tutte le settimane per lavoro. Il mio ristorante a Prati. Trovarmi non mi ci viene, quindi qual è il problema? Aia. Raga, per me lei è comunque too much. Non sta facendo niente di male, ok, però più volte è andata a cercare questo Carlo, più volte chiede cose, più volte fa battutine maliziose. Sono tutte cose per sì, tu non dici flirtare che... un pochino. Non dici che è lui che gli ha detto vengo a trovarti, ma è lei che gli ha detto tanto non ci viene. È quello, hai capito? Secondo me... Lei sta facendo il suo gioco apposta, secondo me. Io voglio credere che lei non è che sta flirtando, ma sta dicendo delle cose per far arrabbiare Raul. Sì, sì. Per vedere come reagisce. Sì, sinceramente sei migliorato, lo trovo fammelo comunque vedere. Sbagliato piuttosto, se mi trovassi nella sua situazione farei in modo che i single ci provassero con me, non il contrario. Questa cena con te, no? È normale che non è una cosa che fuori si fa. Sì, ma avresti potuto dir di no. È un bel ragazzo, appunto.
Cioè, lo dice pure Carlo. Cioè, Carlo, addirittura Carlo sta dicendo a lei. La sta moralizzando. Che stai facendo? Scusa. Sì. Vabbè, ma che stiamo a fare di male? Nulla, però capisco all'altra parte che una cosa così non è carina. Micchia Carlo. Concordo mamma pieno. Mia. Bravo Carlo. Anche perché non ha proposto nulla. Ma dico, questo dimostra che hanno alzato il livello di tentatori e tentatrici. Sì, sì, sì. Anche sì, con questa sì, cosa qua di lui. Noi discutiamo, no? Discutiamo perché sei geloso. Certo. Perché reagisci in quel modo e prendi e mi blocchi? Beh, questo sì, dai. No, certo. Sì, sì. Cazzo, ma lui è tranquillo, però, sta sentendo. No, lui è un po' scocciato dal fatto che lei parli solo della gelosia. Della gelosia. Sì, cioè, magari hanno altri problemi. Come se noi discutessimo solo per quel motivo lì. È chiaro che, boh, raga, è una cosa normalissima. Stiamo sentendo la campana di lei e ancora non quella di lui, quindi ci sta. Posso dirti una roba? Ce lo vedi che tra noi c'è intesa? Sì, sì, ci capiamo, sì, sì, certo. Ci vediamo. Vabbè, comunque non è successo niente, raga. Può essere infastidito un po' dalla situazione, ma, sì, ma nulla di Dimmi, spiegami. Per esserci una roba anche di sguardi, guardarsi, ridere, scherzare, portarsi per il culo. Portarsi per il culo? Portarsi per il culo non ho mai sentito. Non anch'io, non era prendersi. Era prendersi. Cioè non capisco, vabbè. Io lo ammetto che con te c'è intesa. Probabilmente se io non stessi con Raul e ti incontrassi fuori. Siamo già ad un livello di mi sto vedendo con Raul. Non sono fidanzata con Raul, sono Raul è un'opzione, non è la tua scelta. Io ti conoscerei proprio. Niente, l'ha detto. Ho sperato che non lo dicesse. È andata proprio lì. Ma si vede. Provi un sentimento. Non ce l'hai questo impulso. È l'impulso di cercare una persona, di guardare una persona. Di pensare potrei stare bene con questo tizio se non conoscessi Raul. Sì, quello sì, però cioè può essere anche razionale dire fossi single ti conoscerei. Cioè lo puoi dire anche razionalmente senza avere il secondo fine. Può essere una cosa obiettiva da dire. Bisogna vedere che tipo di malizia metti nella frase. Cioè praticamente come sta parlando lei sembra che abbia già deciso come vado a finire con Raul. Che no, deciso no, però sicuramente sta un po'. Se io conosco una persona in due giorni e dico se fossi single ti conoscerei, vuol dire che ho già deciso, ho già fatto un pensiero di troppo di quello che dovrei fare. Sia lei a cercare lui, sono d'accordissimo con te. Però lei in una fase in cui sta un po' studiando la situazione, nel frattempo lo fa anche apposta per punzecchiare Raul. Secondo me nell'ottica del gioco ci può anche stare. Lo stai facendo a una persona estremamente gelosa, cosa che non giustifichiamo, e quindi sai già che effetto avrà su quell'altra persona. E lo stai facendo in malo modo. Riesca a giudicare per sbagliata, solo perché sono me stessa, mi fa scemare a volte il tutto. Discende, li spegne. Adesso ha detto una cosa giusta. Sentiamo, aspetta, perché adesso ha senso. Lo posso capire, però bisogna capire che cosa intende. Cioè, dovresti andare più nello specifico. Cioè, lei qua dice che a volte io gli faccio scemare la cosa, no? Però quando poi gli chiedo, ti piace che il tuo compagno sia un po' geloso di te? Mi dice sì, sì. Sì, no, perché a me piace il ragazzo geloso. Raga, sdoganiamo un po' sta roba. Ha rotto il cazzo sta frase. Secondo me lei semplicemente si annoia. Perfetto, secondo me lei si annoia. E quindi cerca un po'. Sì. Lei si annoia. Quel pepe che stimolo. Può essere quella volta la gelosia, la volta dopo però si rende conto che magari è troppo geloso. Magari ha bisogno solo di leggerezza e lui magari è un po' pesantone. Pesantone perché vabbè, è geloso cosa e possessivo. Però non mi dire che l'unico nostro problema è la gelosia. Ma no, guarda, ti piace giocare. Cioè, ti piace giocare. Che vuol dire? Ti piace flirtare. Bravo, Carlo. Bravo. Madonna raga, ma Carlo, date un Oscar a quest'uomo. Ma più che altro capisce e comprende la situazione. Basta essere obiettivo. Questi sono i dialoghi che voglio sto cazzo di programma. Io sono una persona molto espansiva, mi piace andare a ballare, mi piace stare con le amiche, mi piace anche twerkare in mezzo alla pista, ma non flirto con mezza persona perché è diverso. Cioè lei sta flirtando, certo, non sei una persona espansiva, stai flirtando perché Carlo ti piace. No, ma infatti ti nascondi dietro l'espansività. Essere espansivo vuol dire che tu ridi e scherzi con tutti, bravo, non solo con una persona. Tony è espansivo. Tony è espansivo. Vabbè raga, a parte tutte le cose, vero? È espansivo. Sì, too much, però comunque sì. Mi piace piacere. Ma lui lo sa. Adesso lui sta molto tranquillo. Comunque adesso lui si fida. Sai qual è il problema? Che le cose che intesta lui adesso per lui stanno avendo conferma. Eh sì, certo. È la cosa proprio che non doveva, che non doveva succedere. Esatto. E fossero stati gli altri venire da lei, ma lei non avesse fatto era nulla di male. C'è e ragione. Lui si fosse incazzato, allora lì aveva ragione lei. Però il problema è che nella testa di Martina è essere espansivi è proprio questo. Perché vabbè, sai cosa le manca? Le manca il pepe della conquista, evidentemente. Certo, perché si è rotta le palle dell'altro. Se t'avessi visto con te ci avrei provato. Sei una ragazza che avrei conosciuto. Ma chi ci sarei stata? Ok. Perfetto, vabbè. Ok. E niente, provavo.
puoi dire in maniera oggettiva sei fregno, sei figa. Non mi puoi dire ci sarei stata con te se tu ci avessi. No, è vero, sono d'accordo. Ci sarei stata, è un gradino oltre. Ci sarei stata. È un gradino oltre. No, sto flirtando, lo ammetto, ok. Sto flirtando perché ho un interesse verso di te, mi piaci proprio. Sì, non sei superato. Ma non è che dice no, perché lui l'altro mi blocca. No, stai flirtando, ti fa piacere. Oh, io comunque lo vedo sereno. Sì, aspetta, aspetta. Vabbè, per adesso. Che lui mi continua da lontano a giudicare, io lo direi. E basta. Nonostante il sentimento. Sì, tanto basta. Oh, pesante. No, bro! No, frate! Bro. Frate, no! Cosa ho sentito, che frate? Che ha detto? Tante volte mi sono sentita in colpa perché magari pensavo, vabbè, ma lui mi ama. C'è anche da dire che con 15 mesi non è che ci può essere un livello di amore. Ma appunto. Ridimensioniamo un attimino. Con una rottura e mezzo. Ma esatto, colpo di fulmine, ci può essere un sentimento forte, però... Raga, state imparando a conoscervi, soprattutto in previsione di una convivenza, non vi vedete una volta a settimana. Se ci pensi quanto una persona ti ama, se poi ti fa star così male. Questa è tosta da accettare. Buffona. No. Beh, oddio, buffone, no. La buffona, non forse. Buffona, ah, buffona. A lei, ok, scusa. E ti posso dire, al di là di tutto, sono stato bene. Attenzione. Beh, lui... Sono curioso. Carlo molto bravo. Sì. Ho visto un video e poi ho avuto una delle mie reazioni che magari non mi piacciono, però poi magari pure fuori potrei evitare quei 5 minuti lì e calmarmi, però... Nuove consapevolezze. Bravo. Beh, però... Beh, aspetta. Bravo. Ha capito qual è il problema. Ma... Tu non devi far passare me in quel modo, capito? Perché, cioè, lei esce, lei... Non è così, magari ammetto che la prima volta ero piuttosto. Lui continua a dire che comunque tutto quello di cui sta parlando lei è molto sulla prima volta che sono stati insieme. Sì. Dopo la rottura lui qualche miglioramento l'ha fatto. Sì. Nel video ho visto io baci in testa, cose, capito come? Però sto qua apposta, devo un attimo stare sereno. Beh, raga, io vorrei fare un applauso a questo ragazzo. Beh, oh, raga, cioè, per quello che stiamo vedendo non me lo faccio. Però. Perché però ho paura del futuro. Del però se l'ho guadagnato e in partenza non l'avrei mai detto. Sì. Io purtroppo ho avuto problemi con la gelosia, lo ammetto. E ho superato i miei problemi. Sembra che ci stia lavorando. E ti posso dire che vedo un ragazzo che sembra volerci lavorare su e cercare di passare sopra quello che è il suo problema. Ora torna nel villaggio. Alfalo, aspettiamo che rientri nel villaggio. Magari non sarà però. Così, raga. Ci sta. Vabbè, noi giudichiamo quello che vediamo sul momento. Non vedo il futuro. Al momento poteva essere molto peggio. Sì. Anzi, ha pure detto io 5 minuti li ho lì dentro adesso. Ci vado con le pinze io, ma... Ma giudichiamo il beneficio. Quello che vediamo adesso. Raul è turbato per quello che ha visto Alfalo. E al rientro nel suo villaggio si sfoga con gli altri fidanzati. Con gli altri? C'è l'imena? No. Io non devo guardare te che flirti con la gente. Già c'ho un problema di gelosia secondo te. Più tu che fai flirti. Gli ha detto 4 volte fuori da qua io ci starei. L'ho sentito. Elino l'ha sentito. E se effettivamente non è non è il modo giusto, ma Stella ha spiegato bene anche prima, perché io cosa devi dirlo. Brava, cioè, sì, no, infatti, anche perché che reazione vuoi causare in, in... Se passa una donna non la guardo e non perché sono forzato, perché non c'ho proprio desiderio. Frate, hai mai visto un maschio come me? Siete due persone totalmente diverse, avete bisogno di cose diverse. Allora, su questa cosa, non su quello che ha detto adesso, però anche sul fattore che lui va al lavoro da lei, quelle cose là, è un'altra cosa che lui dovrebbe migliorare. Certo, perché certo. Si vede proprio che lui vive solo per lei. Sì, è un po' dall'altra parte è pesante perché dipende troppo. Dipende tutto da te. Cioè, Martina, si sente proprio che ha paura anche solo a dirgli una cosa perché dice questo ha solo di tutto. Me. No, non possono vivere solo per loro stessi. Ma io la guardo nell'occhio e dico: io non te voglio più se vedo cose proprio. Proprio freddo, frate. A me mi frega anche. Non mi guardate così. Non ci credo. Però lo sto superando, sono molto più tranquillo. Pensando che alcune volte esagero, ma io non mi sento sbagliato. Vada come vada, hai un tavolo da me. Vada come vada, hai un tavolo da me in regia. Ma, raga, ma di che cosa stiamo parlando? Ma regia di lui è il regista di tutta la serata, essendo il DJ. Fenomeno. Comunque questo è il problema di come si sta comportando lei. Perché adesso lui non si sente sbagliato. Perché si sta ingelosendo per delle cose giuste. Ma cioè fatto... adesso la sua reazione non è esagerata. Infatti... È una persona infastidita dalla sua metà. Che no, l'ha anche pensata bene per come è andata. Però attento che se sono Jenny accanto. Era quello che cerca di recuperare la situazione sperando che facciano vedere a Jenny delle cose belle. Madonna, Tony, quante ne pensa? Ma così mangi il plato. L'altro non ce la fa più. Mamma mia.
adesso tocca anche a lui. Lo stato d'animo di Martina è condizionato dal non aver visto nessuna immagine di Raul al falò. Però questi discorsi che ha fatto adesso dovrebbero farglieli vedere a lei. Lei ha già deciso di lasciare Raul. Tanto mi manca. Ma io riesco a dire una frase sempre nel quando poi esatto. È un dono. Vorrei solo chiedergli come stai. Ma Carlo? Sì, sì, Carlo. Ah. Forse Carlo è andato. È andato via un attimo. Come si sveglia, capito? Che fa? Non mi passa. Però mi sono svegliata proprio che prima. C'ho tutto questo dopo due giorni. Tre. Allora, c'è da dire che qui le emozioni sono amplificate. Ricordiamo. Ricordiamo. Questa qui è una cosa da ricordare. Sono tre giorni, ma in realtà secondo me sono almeno tre settimane. Però... come le senti là dentro? Sì, 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 stare tre giorni senza. Mamma mia. Scusami, io non ti manco quando sì. vado via. Un conto è mancare, un conto è stare, stare male. No, ma infatti. Perché tu non piangi quando vado via? Piangi quando io vado via. Sì. Sì. Piango di felicità. Anche lei. Sarà un aspetto. Pieno di gente, perché si è messa qua? Che ci sei tu? Oh raga, ti cazzo di raga, scusa. Perché l'avevo captata subito? Ma sta flirtando, scusa. Lasciamo per ora il racconto di Martina e Raul con i loro cambi d'umore. Ma no, mi ero appassionato. Lasciamolo. Ma qualcuno di nuovo lo sentiamo. E passiamo al racconto di un'altra coppia. Quella di Jenny e Tony. Occhio. No, di nuovo loro. Niente raga, tre coppie ci sono. Che meraviglia. Tra le mie braccia amore. Che chitarrata. Amore. Jenny trova il conforto e il supporto delle altre fidanzate. Jenny deve trovare il supporto di un ragazzo lì dentro. Tu sei top amore. Tu sei top amore. Sei top. Aveva la bambina a fianco. E invece. Lei non sta ascoltando nulla. Billie Eilish che piango pure io. Addirittura Billie Eilish. Amo, tu sei una donna. Quanto è 42 anni questo? Ma lei ha il dono della parola. Lei parla. Per dar contro a Tony parlano tutte. Lui mi ha sempre detto che non ha vissuto per colpa mia. Beh, complimenti. Perché Tony comunque l'ha capito, ha dovuto reprimere. Mr. Hyde che viene fuori ha dovuto veramente nascondere per tempo, non è facile. È lui che fa schifo, c'ha 42 anni rovinati. Ma tocca piano. Alzo le mani. Che neanche un ragazzino di 15 anni fa le cose che fa lui. Sia lui e sia chi l'ha tu schifuso. Schifuso. Non perde tempo per schifuso. Sono la coppia Worker. Che le persone per ti apprezzano per come sei, perché quando parli sei intelligentissima. Sei una bella persona, ancora un pochino puoi vincere il Pulitzer. Beh, c'è gente che crede che comunque la terra è piatta, quindi... Ah, cioè, se la base ha diverse sfumature la realtà. Io la prima volta che ti ho visto, ho detto che sta adesso proprio scemo. Beh, fa piacere, comunque sta piangendo. Madonna, però continua a ricarare la dose. Le serve. Tu accetti di partecipare a Temptation Island perché te l'ha chiesto Jenny. Vorrei anche dimostrargli che si sbaglia dal fatto che non si fida. Io veramente non capisco come fa Jenny a non fidarsi di Tony. Lui tiene il personaggio. Ma lui è un eroe. Raga, no. Vogliamo dire le cose come stanno. Lui è effettivamente un fenomeno. Cioè lui è il classico, è quello di cui cantava Shaggy, It Wasn't Me. Cioè lui è un fenomeno, ragazzi. E sto valutando che molti errori li ho fatti anche io. Li ho fatti anche lui, sì. Oltre a quelli di Jenny lui. Anche lui. No, oltre a quelli di Mr. Hyde. Ah ok, anzi sì, anche lui. Dandogli delle indicazioni a me sbagliate. Come comportarsi quando viene le mie serate. Cosa fare, cosa non fare. È un errore. Tony, io non ho alcun video per te. Cioè, era la bella statuina, la usava tipo donna. Sì, mai visto nessun video. Trofeo. Jenny, non sto facendo un cazzo di là. Jenny, trofeo. Jenny. Tony sembra piuttosto pensieroso. Chissà cosa gli passa per la testa. È quello che vorremmo sapere un po' tutti. Ma poi la musica, già, dai. Una cosa. Sì. Di là, ma stanno buttando tutti in aria, sono tutti attaccati come pipistrelli ai tetti, raga. E noi qua sembriamo una gita scolastica. La prima sera tranquilla. La prima sera tranquilla, lui vuole bordello. Tony vuole sbocciare, lui vuole far bordello. Festa tutto. Ma ha ragione, ha ragione. Sento una musica. Che succede? Questa è la festa, raga. No, vabbè, raga. Ma questa cosa quando è successa? Non lo so. No, ci vogliamo andare vivo. Facendo finta di mettere la musica. Prepara la valigia, bra. No, è bello. Adesso ci vado morto. Ah, direttamente nella cassa. E niente. Non più nella valigia. Andiamo via vivo. Ora ci arrivo morto a casa. Sta ad esempio una persona espansiva che si mette al centro della sezione. Sì, sì. È un DJ. Fa ridere, fa cose. Adesso non sta facendo niente di male. No, per niente adesso. Oh, finalmente.
niente. Abbiamo qualcuno di diverso. Ti spezza già il cuore. Io qua ho una sensazione. Sì, anch'io. Ma di un brutto. Lui ma già di si un chiama brutto. Matteo, io ti voglio già bene. Andiamo in, siamo uomini, andiamo in gondola al nostro destino. La Madonna. L'ho tradito 10 volte. Sì, ho capito, ma Leonida, cioè, le Termopili, ma cos'è? Alla fine è quella. È un pinnetto. Quando mi fischia al sinistro è qualcosa di brutto, il destro è qualcosa di buono. Porca miseria, Cassandra. E dai, adio, dai, dai, parti, parti. Dai, ore. Dai, apposta. Vabbè, ma questa è cattiveria gratuita. Dai, povero. Cioè, raga, magari non è una cosa gravissima, capito? No, vabbè, oh, non si sa mai, comunque, pinnetto, la mia... Gli fischiava l'orecchio a lui, eh? Sì, sì. L'agitazione, proprio lo stomaco, mi stava proprio andando a p***e. Vedi, vedi, questo sarebbe il momento in cui io corro in bagno. Beh, certo. Io corro in bagno qui, certo. Ciao. Ci sta tutto. Vado. I fidanzati possono tornare nel pinnetto. cioè, solo lei. Ma non la vede da 3 giorni. Ho capito, okay. Però mancava. Ho sempre un po' magari timore di esporgli quello che penso. È mancata un po' la forza a dirgli come stanno veramente le cose. Aia. Cioè, lo sto lasciando. Col momento. Mi sa di sì. No. Aia. E vuole andare per il mondo, Rod. Sì, sì. Vuole prendere la via. Sì. Per questo magari lui anche era dubbioso sul fatto del perché siamo venuti qua. Per questo lui non voleva neanche venire. È un po' fishball, come può. Sì, abbastanza. Nella mia perdita di peso ho acquisito tanta consapevolezza e tanta sicurezza in me stessa. Non sono più sicura di voler stare con lui. Beh, raga, è veramente una roba bruttissima questa. Cioè, pensa lui, mi ha lasciato perché è dimagrita. Sì. Cioè, così. Sì. E per di più, tra l'altro, non è che dice lo può fare nell'intimità di casa nostra. No, deve andare in televisione anche davanti a 20 milioni di persone che potevi anche evitare di sottoporlo a sta tortura. Comunque lui, secondo me, non mi dà quello che merito. Madonna, questa fa anche male da sentire. Cerchiamo di capire. Qua cosa sono 7 anni, vero? Hai detto 2 cose, però, che non, secondo me, sono separate. O stai avendo dei problemi con lui che non ti dà quello che tu richiedi in una all'interno relazione. All'interno della relazione, certo, cose, certo. Eccetera. Sì, ma questi problemi li hai da quando... Aspetta, hai perso peso. No, però aspetta, questi problemi li hai da quando ti dimagrita. Lei ha iniziato il discorso. Ho perso peso, ho preso consapevolezza. È uguale, mi sono stufata, voglio fare altro. Però ha collegato le cose, quindi, cioè, vuol dire che lei queste... No, ma lei ha detto una cosa... Lei le ha collegate, quindi vuol dire che, cioè... dal momento in cui lei è dimagrita, lui non gli sta dando più quello che vuole. Sì, diciamo che prima mi accontentavo del poco che mi dava, perché lui caratterialmente è molto duro, freddo, frenato. Tu smetti di accontentarti di lui dal momento in cui perdi peso. Sono sommate 2 cose, sono fidanzati molto giovani, quindi comunque in ogni caso ha perso quel pezzo di vita dove ci si diverte. Lo dico io perché intanto qualcuno lo deve dire. Voglio prendermi questa briga di essere quello cattivo. Se lei non avesse perso peso, quel poco che gli dava andava comunque bene. Sì, esatto. Sì, evidentemente sì. Quindi lei si è accontentata per 7 anni, cioè lui si sta sentendo dire questo. No, ma il problema è un altro anche. Per anni mi sono accontentato di una persona che comunque, come hai detto te, è molto basica, quindi non mi dà già abbastanza, quindi vuol dire che ti sei accontentata per 7 anni. In più stai dicendo che la perdita di peso ha fatto sì che tu acquisissi consapevolezza, hai usato il programma come pretesto per mollarlo perché probabilmente vis-à-vis non c'avevi il coraggio. No, anche perché ha detto a lei che lei non gli parla, quindi lui è caduto dal pero per questo, perché Ma a questo punto viene da dire, visto che era diciamo un tema che avevamo già aperto anche in primo appuntamento, cazzo, ma questa non è superficialità estrema addirittura. La superficialità è solo se lo fa un uomo verso una donna. Adesso qui voglio essere un pochino stronzo, perché poi tanto lo so che nel... non c'entra. Io ti assicuro che se fosse stato al contrario, la reazione sarebbe stata ben diversa da quella che ho letto su internet. Ne sono più che sicuro. Lo dico, raga, non vi offendete, però secondo me è così. Cioè, non mi tirate fuori il patriarcato. Se fosse stato al contrario... Però, fosse stato al contrario... Sarebbe uscito il tema della superficialità. Della superficialità e sarebbe... Allora sai guardare solo il corpo! Esattamente. Qui invece si dice... Però probabilmente a lei sta mancando qualcosa che bla bla bla. Poi io voglio anche crederci che a lei manchi qualcosa caratterialmente da parte sua. Sì, ma viene fuori adesso. Però viene fuori adesso. Me la colleghi alla perdita di peso. Mi sento di meritare più attenzioni, più complimenti, più... Sì, ma perché prima non li meritavi, Siria? Lei non si sentiva di meritarseli. È questo il problema. Lei sta dicendo palesemente: una ragazza di 130 kg non può ricevere complimenti. Adesso che sono 65, invece sì, li valgo tutti. Adesso li meriti. Bella superficialità di me.
io e li voglio. Li voglio, li pretendo. Bella superficialità di me. Sono estasiata dal fatto che comunque passerò tanto tempo con anche i ragazzi, perché comunque io sono sempre stata con lui. Estasiata mi sembra una parola un po' grossa. Questo ci può stare perché dice non ho mai avuto nessun altro. Se hai avuto una relazione lunga, da quando sei piccola. Ma infatti è la combo delle due robe. È la combo delle due robe, certo. Ma risento più la necessità di passare del tempo con le mie amiche. Di far parte di quella situazione sociale, cioè, dove non c'è potuta stare, sì, perché esatto, un po' era fidanzata, un po' perché magari non si perché sentiva. Perché non si sentiva sicura. Fare anche del tempo da sola, cioè mi piace uscire però. Il problema è che lo puoi benissimo fare essendo fidanzata e amando il tuo fidanzato. Sono tutti dei bei ragazzi dentro al villaggio, quindi sarà un'esperienza molto forte. Lei vuole vedere se arriva a fare il passo più lungo della gamba oppure no. Non sono sicura di provare gli stessi sentimenti che provavo per lui prima. Lui le hai detto? All'inizio l'ha detto che non riesce a parlarci. Non riesce a parlarci, sì. Perché ha un carattere non forte. Infatti quello che a me sta facendo arrabbiare. Per quello lui è caduto proprio. Sì. Bella botta comunque, cioè sentirsi dire ste robe è bella botta. Ma poi neanche in faccia, capito? Cioè, attraverso uno schermo davanti a tutti i me delle coppie che abbiamo visto, questa è la cosa peggiore che uno poteva sentirsi dire. Beh, bruttissimo. Da nulla così, sì. Questo sì che è too much. Oh, cioè 7 anni me lo dice ora, se vuole, cioè non sa neanche se vuole più star con me, capito? Beh, Matteo, ti consiglio di prendere in mano la situazione. Io non so che c***o dire. Non ho mai avuto il coraggio di dirglielo. Quindi probabilmente la pensava già da qualche tempo. Sì, esatto. Giriamo il coltello alla piaga. Sì, infatti. Ho capito anche il discorso di lei. Io quando ero piccolo ero 120 kg. Infatti, allora... No, aspetta, sentiamo cosa... È comprensibile, ma difficilmente accettabile. E avevo delle difficoltà relazionali perché nessuna mi filava. Quando poi dimagrisci, questa è una consapevolezza. Cioè, dopo lei, tutto lui, quello che ho fatto, questa è una consapevolezza diversa. Sì, stato... Raga, la cosa più brutta è che lei ha detto palesemente: raga, io in questi 7 anni mi sono accontentato, esatto, di una persona che non mi piace fisicamente, non mi piace neanche proprio come persona. Ma è una roba bruttissima, di una violenza inaudita. No, raga, bisogna prendersi la responsabilità. Ma è vero. È terribile come cosa. Cioè, lui è entrato là dentro praticamente. Ho detto: guarda, questa è la televisione, fatti prendere a schiaffi dalla tua fidanzata in diretta per 5 minuti. Io lo voglio ridire. Se fosse stato al contrario, saremmo qua a gridare allo scandalo. Concordo. Saremmo saltati prima a conclusioni. Lo so. C'è sempre stato, vuoi non vuoi, con tutti magari le mancamenti che... Mancamenti? Cioè svenuta. Sveniva. Come dici tu che magari, tra virgolette, non se la filava nessuno, lui c'era. Cioè c'è un mondo che noi crediamo incantato, poi no, c'è la realtà, certo. E questa è la realtà. Lui, certo, in ogni caso se la prenderà nel culo. Ma lei l'ha già lasciato. Delusione peggiore è quella che scopri che la persona con cui sei stato 7 anni... ti sta voltando le spalle nel momento in cui sta puntando più sull'estetica che non sulla personalità. Allora, io ti giuro, fossi non io... Non ti valuta per quello che sei stato per 7 anni. Fossi io... Che brutto, La lascerei io. Certo, ma è quello che diceva lei prima. Prenderei la palla al balzo e direi: ok, guarda, adesso sono io che ti dico che non voglio più stare con una persona come te. Dovresti ti credevo diversa. Ciao. Cioè lei è liberissima di dire: io non provo più niente. Ci mancherebbe. Perché, se non prova più niente, se lui adesso intraprende qualcosa con un'altra ragazza, sì, lei ha vinto. Nel senso, vuole solo cercare di lasciarlo nella maniera più semplice possibile. Forse meno traumatica. Mi sono mai vissuta la mia vita, perché magari c'avevo vergogna di andare a ballare, c'avevo vergogna di mettermi quello. Non mi compravo neanche vestiti, proprio perché io non ho mai vissuto. È cambiato vita, diciamo. Non ho mai vissuto queste cose. No, ma infatti la cosa è comprensibile. Ma in questi 7 anni però lui ti ha chiuso in casa perché ha detto: vergognati di come sei, oppure ti ha spronato? È questo che vogliamo capire. Purtroppo non puoi stringere con lui. No, ma da quello che dice prima sta dando sempre la colpa a se stessa di non aver fatto le cose. Non ha mai detto: lui non mi faceva vestire, non mi faceva uscire. Allora prenditi la responsabilità di dire: raga, quello sinceramente sono 85 kg in meno, penso di meritare un ragazzo molto più bello di lui. Esatto. Perché io volevo arrivare lì. Lei può fare la sua vita nuova, può anche lasciarlo, ma dire: mi sono accontentata per 7 anni. È quello anni. Che è brutto. È tremendo. Perché sminuisci l'estetica di una persona e la personalità della persona che ti è stata accanto. Anche per il sentimento anni. Della persona. Il sentimento, certo, raga, è bruttissimo. A me, comunque, le cose che mi mancavano era l'affetto. Una cosa a parte, però. Sì, quando c'è. Questa è una cosa a parte. Sapeva che venivamo qui, è stato. Un po' più affettuoso. Sì, a me questa cosa mi ha fatto stare ancora peggio. Beh, ma tu per la prima volta iscrivendoti a questo programma hai palesato un disagio nella coppia, forse? Ed è per quello che a lui è scattato un campanello d'allarme e ha detto: forse magari devo fare qualcosa.
cosa, magari parlarne se prima. Tu non parli dei tuoi problemi, esatto, lui non può leggerti nel pensiero. Cioè l'immobilismo non va bene, se faccio qualcosa non va bene uguale. Ma allora scusa, ma che cosa volete da un'altra persona? Fatemi capire. Ma mi ha fatto star male perché dico, quindi è in grado magari di... Non lo so. Se lei ha palesato questa sofferenza e l'ha chiesto più volte, allora è un altro discorso. Però è comunque tutta una cosa che non è legata a questo. Vabbè, no, ma lei si è accontentata, esatto, per 7 anni, quindi cosa... forse lui si è un po' seduto, ma ci può anche stare, scontato delle cose, non ha più esternato. Sì, però se non mi dai input dall'altra parte io non ti leggo in testa, infatti. Magari per lui andava tutto bene. Vediamoci sto dente, boh. Quanti denti? Che il fatto di sentirmi dire che sono bella da lui non esiste, ok? Ma non mica proprio. Qua siamo. Cosa stiamo parlando? Cioè, io prima proprio avevo un'ossessione per Matteo. Ok. Cioè, proprio io senza di lui non riuscivo a stare manco 20 secondi. Okay. Lui andava a lavorare e io stavo male. Cioè, partiamo dall'Everest. La fossa delle Marianne. Partiamo proprio con delle relazioni totalmente sbagliate. Mamma mia, un po' di equilibrio, raga. Vi rendete conto che forse è troppo? Ma non c'è un problema da risolvere. Qua è tutto che va male. Ma sì, ma è proprio iniziata male. Lei l'ha messo su un piedistallo e lui si è seduto lì dove stava. Poi lui odia tantissimo il mio lavoro. Perché? Perché gli dedico troppo tempo. Cosa fa? Non lo so. Io torno, lui è già alla play. Faccio da mangiare, devo stare lì a aspettare 20 minuti. Perché lui, ora arrivo. Capito, non è spacchettare foot. Classicone. Vabbè, capibile. Ma aspetta, se è online non è, non sì, puoi neanche mettere in pausa. Cioè, capiamo a cosa gioca. Poi giudichiamo. C'è gente che fa delle campagne anche lunghe la PlayStation online, diciamo. Che cazzo. Io mi addormento con i miei video. Perché lui è sempre alla play, anche quando dormo. Vabbè, lui è un problema. Lui sta sempre alla play. Quanto gioca questo con la play? Cioè, io mi addormento che lui è alla play. Un pro player lui forse. Ti senti meglio adesso o prima? No, io ora sto benissimo. Beh, oddio. No, io lo so benissimo, oddio. Si sente in colpa perché è fidanzata e sa, ha capito benissimo è che finita. Non vuole più essere fidanzata. È una colpa? No, ma sto proprio bene. Sto proprio bene. Raga, ditele che non è così. Aiutatela. Tendenzialmente ho smesso magari di parlare dei problemi con Matteo. Se magari io c'ho da sfogarmi, non è che vado da Matteo. Perché non vai da Matteo? Ho preso l'aereo 3 giorni fa per la prima volta. La prima volta. Per forza, si sempre a lavorare. Ma cosa fa? Cosa fa? Non ce lo ma dico. Chi è Batman? Cosa fa? Io voglio sapere cosa fa e che cazzo gioca lui. No, però senti, queste due cose voglio senti sapere. Senti che c'è la musica di Stranger Things sotto, ora diventa tosta la situazione. Quando te lo chiedo di andare non ci vieni mai. Ma vedi con lui un futuro, quindi. Ora... Hai avuto un attimino di dubbio. Ma come non te lo ma no, ma sì, che lo l'hai già lasciato da un pezzo. Vorrei provare nuove emozioni, nuove esperienze. Ma dopo questa che mi ha detto, veramente. Ma che t'ha detto, frate? Di che ti stai lamentando, Matte? Fa il serio, fra. Cioè? Cioè sta sminuendo? Non sa neanche se mi vuole più star con me. Ma di nuovo, hai già detto questo. Queste cose quando la vedi vicino a uno che fai? Stava sul divano da sola, ma che deve fare? Madonna, lui che superficialità. Cioè che neanche magico. Ha ascoltato le parole lui, non il fatto che lei... Cioè l'ha praticamente non mollata sia stata in vicino a uno dei trentatori mentre parlava, per lui è già una cosa positiva. Cioè non ha neanche ascoltato le parole. Sì, ma poi ma cioè quello che Matteo ha sentito adesso è più grave di quello Madonna. Che ha sentito Raul. Vuole vivere, vivi. Ma di cosa sei deluso? Ti sta dicendo di alcune cose. Fondamentalmente ha detto non ha detto e non vuole stare con te. Raga, lo sta lasciando. Ma come che cazzo no? Di ora Matteo cornuto e mazziato. Mica, adesso ma sta lì a dire. Cioè, ma allora io ho capito male, forse. È l'unico che non ha avuto il supporto di nessuno. Lei già da sfogare. Lei ha già il frate, suo percorso parla, per la non, testa. Non fa minimamente la scema. Si sta solo a sfogare. Sta al suo posto. Sta al suo posto. Sta al suo posto. Per loro le relazioni iniziano o finiscono solo se ci sono contatti con altri. Non esiste il mezzo. Cioè, non esistono i problemi. Questi problemi di coppia non li conoscono. Questo è il discorso. I problemi di coppia non li conoscono perché si baccagliano in discoteca tra un tavolo e una bottiglia. Cazzo. Sì, perché il problema è solo se c'è qualcuno che ma ti pensa intorno. Minchia. Se è vero che lei prepara la cena, tu non vai a cena, lei va a dormire, ragione, tu lo sai, lei ha ragione, ha ragione, frate, ha proprio ragione. Su questo non posso dargli torto. No, sul fattore che magari l'ha trascurato un po'. Vabbè, ma certo, raga, ma cioè, in una relazione c'è sempre un errore sia da una parte che dall'altra. Sai cosa è il problema? Che se sbagli e tu non mi parli, io l'errore magari non neanche lo capisco e penso che vada tutto bene, anche se le cose non vanno bene. Se no, ma gli altri ti stanno palesemente dicendo, Matteo, ma tu sei l'unico che non ha visto questa che si struscia con nessuno. Sì, ma di che ti stai a lamentare? Ma guarda, quando che siamo noi che stiamo soffrendo. A livello di discorso il più pesante mamma è la subito. Mia. Quella cucina tu giochi a play, cioè, fate un esame di coscienza, frate, te lo dico da
Cioè, ma ragazzi, raga, scusa, ma Raul è arrabbiato. Raul sta dicendo: è arrabbiato con lui. Ma che ha ragione? Fatti un esame di coscienza da uno che va a fare le poste alla tipa al ristorante. Io non l'accetto. Ah, no, vabbè. Ma stiamo scherzando. No, ma ha ragione che lui non la cava. Ma manco per il cazzo. Allora mi dici: hai sbagliato un paio di volte. Hai sbagliato un paio di volte a trascurarlo. Vabbè, lo ha cazziato e adesso lo va a consolare. Sì. Io apprezzerei. Io no. Sì, anch'io. Io no. L'unica cosa che ha sbagliato Raul è quella, il fattore del dire non c'è nessuna tipa vicino, devi ritenerti fortunato. Sì, no, quello no. Però poi sul discorso del non la caghi. Beh, anche sul fatto che non hai un cazzo di quella mentalità. Ma che non la caghi. Sì, no, quello è gravissimo. Mica, quello è gravissimo. Non la voglio perdere. Allora fai qualcosa, frate. Devi fare l'uomo. E devi fare la persona innamorata. Picchia una cazzo di straio, ribaltala, buttala in spiaggia. Dai fuoco a sto cazzo di gazebo, se no non sei un uomo. Dai fuoco a qualcosa. Date un accendino a mezzo. Mamma mia. Ma adesso per lui è arrivato il momento di affrontare il suo primo falò. Ah no, c'è il falò di Matteo. Mettiti sopra Jacob che fa 10 flessioni. Ma sei sicuro che ce l'ha? Posso dire? Mi metterei anch'io sopra Jacob che fa 10 flessioni. Beh sì, obiettivamente sì. Frate, ma di che cazzo te stai a lamentare? Sta a fare flessioni con la tua tipa sulla schiena. E che te stai a lamentare? No, questo gli dà fastidio, ora. Giusto. Buongiorno. Tutto a posto, come stai? Sì. Bene, stamani un po' di piantini, ma tutto bene. Beh, raga, stiamo vedendo che è espansiva, si diverte. Non c'è sì, niente... lui ci prova spudoratamente, sì. Lei un po'. Vabbè, ma lui è lì per quello, poi con sta giacchetta. Fa. Di che te stai a lamentare, Luca? Anche ieri, diciamo, con la tuta del fitness. Stavi bene? Grazie. No, vero? sì va bene, sì, sono cose che lui sa, le sta già, dicendo era già tutto quello che vuole sentire. Esatto, come sentire. Ah, dove c***o è uscita? Io? Dalla mia mamma. Grazie signora, molto. Che cazzo fa? Ma cos'era tutto sto? Perché? Controllava se era tutto a posto. Cosa c'è? Guardalo. Abbiamo trovato il peggior tentatore di questa. Potrebbe essere. Sai cosa? Poi mi arrivi dopo Carlo. Non puoi uscirne sì, bene. Carlo sicuri, sì. Lui inizia a sudare. Sì. Guarda che tutti qua. Cioè, pensa che questo video non è nulla. Sì. Il video di prima era abbastanza pedantino. Adesso. Raul sta patendo questo. Ma sai, sì, sta patendo ma questa cosa qua. Regà, sai che forse avevi ragione. Vabbè, è proprio sbregato adesso. Se toccati i capelli nell'acqua c'è stava un altro. Te lo dico subito, hai un altro video. Vabbè. E dammelo. E fammelo vedere. A sto punto. Tipo lui mi dice che sei tutta ossa, sei tutta spigoli. No, vabbè. Lui mi prende. Dovrebbe essere al contrario. Ora sei stupendo. Anche prima sicuramente. No, non dovrebbe essere al contrario. Dovrebbe semplicemente non essere un commento da fare. No, esatto. No, allora, io so perché lui lo dice. Lui lo dice... Perché è arrabbiato. Perché è arrabbiato e sente... Sì, adesso si sente insicuro perché dice per che me se lui sei ha, bella... La sente allontanarsi. Per me lui ha paura. Poi altro, cioè, allora... Lo dice per paura. Cerca di sminuirlo, no? Sì, che è sbagliatissimo. Sì, ovvio. Il problema perché io non gli do questa attenzione qui, perché da piccolo purtroppo ho avuto un bullismo perché ero troppo dolce. Mi picchiavano, la mia ex ragazza mi ha lasciato. E questo mi ha fatto chiudere. No, cioè praticamente come si comporta non va mai bene. Sto non ho capito. Era una persona era troppo dolce. La gente lo prendeva per il culo e si è approfittata di lui. E l'hanno bullizzato. E io voglio ridargli che... Comunque le attenzioni che non gli ho dato, le giuste attenzioni. Lui sta facendo un mea culpa e dice voglio dare ciò che, ciò che mi chiede. Certo. Il problema è sempre quello, ne avessero parlato prima. È un po' troppo tardi. Esatto. Io con lei ci vorrei parlare di questo mio problema, perché comunque io a lei non gliel'ho mai detto. Ah, non gliel'hai mai detto? Non gliel'ho... raga, ma tra voi due non avete parlato mai di 7 anni insieme, ma una cazzo di chiacchierata. Ma non hanno parlato mai di niente e lui non ha detto niente a lei e lei non ha detto niente a lui. Hanno sbagliato tutto. Sì, è proprio comunicazione assente tra loro due. Cazzo, chiama il falò, Matteo. Chiamo io, lo chiamo. No, ora va chiamato. Cioè, lei sta bene, per carità. Abbiamo capito. Sì, però ho visto un po' troppe lacrime, comunque, quindi... Non va bene, però, che lei stia bene lì. Sono parole molto toccanti e ti faccio i complimenti. Grazie. E auguri per la tua nuova relazione, poi. È stato molto carino. Sì, no. Peccato sia troppo tardi. È troppo tardi. Credo. Mi sento il vero me. Sto bene anche a vederla, che lei si diverte, è giusto. Beh, posso dirti, riuscirà a incassare il colpo quando lei lo mollerà. Cioè... Non lo so, perché credo che abbia molto fiducia che funzionerà. E non lo so. Non avere la possibilità neanche di rimediare un'altra batosta che prenderà. È arrivato il momento di Siria. Oggi ti senti una ragazza diversa sotto tutti i punti di vista. Ma non ci sarà nessun video di Matteo. Sono super felice e sto facendo tutto quello che vorrei fare. Presto fuori il mio disco. Siria,
Io non ho alcun video per te. Beh, era scontato, sì, raga, dai. Questa cosa un po' mi fa rimanere un po' male. Comunque non va bene mai nulla. Se non c'è il video, non va bene. Sì, e se c'è il video di Tony, non va bene che c'è il video. Saresti disposto ad avere una nuova vita? Ce l'ha già una nuova vita. Sta piangendo di il nuovo. Il caro sta impazzendo adesso. Pensa, per una la ragazza di un altro. Di un altro. Ma perché non ho avuto il coraggio mai di... Lei è questo che ha dentro, che sta soffrendo per quello. Esporglielo, Mari. Ora di perdere tutto, principalmente. Cioè, lei è proprio in quella fase che l'ha già mollato, ma non sa veramente. Ma sì, non sa come dirglielo. Tutto condito in un'insalatona di 21 anni. Sì. Cioè, pensa a lui che arriva al Falò e fa tutto il discorso sul bullismo che ha subito e lei lo lascia. Oh. Minchia, raga, io piango al loro Falò. Sì. Se non avete dialogo, magari lui non sa cosa vuoi da lui. Bravo. Ma che cazzo di livello! Non sono solo belli a sto giro. È incredibile. Bravi. È una vita che gli dico che comunque io c'ho tante mancanze. Ma sei andata nello specifico o ti lamentavi e piangevi basta? E poi è anche uomo, sì, c'è da dire questo. Sì, su questo. Da uomo dico che no, è vero. No, no, va detto chiaro. Capito, ma se lei glielo dice mentre lui gioca la play, cioè, sì. Questo è anche vero.